Stiamo vivendo qui a Roseto Valfortore, nella nostra parrocchia Santa Maria Assunta, un evento di grazia, la peregrinazio dell'immagine pellegrina della Madonna del Rosario di Pompei. Un'iniziativa che è nata sicuramente dalla volontà di Maria, che ama molto questo popolo, questa città, questa gente, e attraverso questa visita ha voluto portarci il suo amore e la sua protezione, la sua vicinanza materna. Siamo grati al santuario di Pompei, in modo particolare all'arcivescovo Tommaso Caputo, che è il delegato, che è il prelato arcivescovo di Pompei, custode del santuario e delle opere legate alla Madonna del Rosario, che ha permesso questa presenza in questi giorni qui a Roseto della Madonna. Ma siamo grati anche in modo particolare a Don Francesco Paolo Soprano, che è il delegato dall'arcivescovo per queste missioni popolari, e anche a Don Rosario Maria Pepe, che è il vice delegato delle missioni. Ecco, un paio di anni fa facemmo noi come parrocchia la richiesta di questa peregrinazio, perché, ecco, per vivere qua a Roseto questo evento di grazia, questi 3 giorni, dal 10 al 13 agosto 2017. Quindi la presenza della Madonna che viene a visitare la sua gente, no? Il suo popolo, come andò a visitare Santa Elisabetta, portando a lei la gioia, portando a lei il Signore. Ecco, io voglio chiedere a Don Francesco Paolo il senso di queste missioni e il significato profondo di questa presenza di Maria nella vita del cristiano, ma soprattutto di questa visita che la Madonna fa nelle parrocchie visitando i suoi figli. Sì, Pompei ha iniziato nel 1948 l'impegno di annunciare il Vangelo attraverso la preghiera del Rosario. E questa parola Rosario è tutta l'esperienza del Beato Bartolo Longo ed è l'esperienza di Pompei. Se vuoi salvezza, propaga il Rosario. È promessa di Maria. Bartolo Longo ne fa il suo impegno primario. Il santuario di Pompei continua ancora oggi ad annunciare il Vangelo attraverso questa preghiera contemplativa che è il Rosario. E il Rosario, nell'esperienza del Beato, fondatore del santuario, è legato alla carità, all'amore. E allora Pompei mette insieme 2 parole nel suo annuncio missionario: Rosario e carità, preghiera e misericordia, così come ci richiama continuamente Papa Francesco, una Chiesa che è in uscita, che annuncia il Vangelo alla scuola, e alla scuola di Maria lo contempla e lo trasforma in amore, in carità verso i fratelli. La storia del Beato e la storia di Pompei ci dicono tutto. Pompei era una città morta che con la venuta del Beato ai primi di ottobre del 1872, ecco, diventa la nuova città, la città della carità, la città nuova, la città dell'amore. Ma anche la stessa esperienza del Beato, che perduta la fede, ritorna e diventa l'apostolo del Rosario, il cavaliere della Madonna. Pompei e il Beato Bartolo Longo ci dicono in maniera molto chiara che con la preghiera, il Rosario meditato, contemplato alla scuola di Maria, cambia la vita, cambia anche una città morta che diventa vita, uomo morto nel peccato che risuscita per essere l'uomo dell'amore e della carità e della misericordia. Grazie. Don Rosario, porti il nome di questa bellissima preghiera tanto cara alla Madonna. Come possiamo inculcare nel cuore della gente l'amore per questa preghiera? No? Perché tante volte è vista come una preghiera ripetitiva, un po' noiosa. Perché la Madonna la ama tanto? Lo stesso San Giovanni Paolo II diceva: il Rosario è la mia preghiera preferita. Ecco, come far capire alla gente questa bellezza di questa preghiera, che poi è soprattutto una preghiera evangelica, no?
la preghiera dei popoli, la preghiera dei poveri, la preghiera degli umili. Allora, dal 2002, quando San Giovanni Paolo II proclamò l'anno del Rosario, sia in santuario sia nelle missioni mariane, recitiamo il Rosario secondo lo schema di Giovanni Paolo II, tratto dalla lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae. E quindi noi, con l'aiuto appunto della Madonna, nel santuario, soprattutto nelle missioni, cerchiamo di invogliare, e spesso ci siamo riusciti, a propagare, a recitare il Rosario meditando i misteri, annunciando il mistero, leggendo il passo del Vangelo, facendo una breve sosta di silenzio dopo il passo del Vangelo per meditare nella nostra vita di cristiani, di figli di Dio, il mistero annunciato, poi con il canto, ecco, e attraverso il Rosario, perché meditato, come ci ricorda il beato Papa Paolo VI, il Rosario senza meditazione è come un corpo senza anima. Attraverso il Rosario meditato, ecco, noi abbiamo notato in tante parrocchie, anche in alcuni santuari, dove abbiamo fatto la missione mariana, che è stato molto apprezzato, e addirittura molte parrocchie continuano a recitare periodicamente il Rosario di Pompei, tratto però appunto dalla lettera apostolica di San Giovanni Paolo II sul Rosario. Il Rosario, questa preghiera che è la preghiera del cuore, no? Se vogliamo possiamo chiamarla così, la preghiera del cuore, la preghiera dell'amore, la preghiera che la Madonna ama e invita sempre a recitare, soprattutto quando si manifesta, no, nelle sue apparizioni. Dice sempre: pregate il Rosario, perché il Rosario è una preghiera potente che addirittura può fermare le guerre. Quindi recitate il Rosario soprattutto per la pace e per le famiglie. Ecco, questi giorni di grazia, la presenza della Madonna porterà la sua benedizione nelle case della nostra comunità, soprattutto nelle case degli ammalati. Quindi con i sacerdoti stiamo visitando gli ammalati. Abbiamo avuto la presenza del nostro Vescovo Giuseppe, che è venuto a presiedere l'Eucaristia nella giornata dell'11 agosto. Domenica, l'ultimo giorno, avremo la gioia di accogliere l'arcivescovo prelato di Pompei, Tommaso Caputo, che verrà a concludere questi giorni con la celebrazione della Santa Messa alle 17:30, e poi insieme porteremo l'immagine della Madonna per le strade del paese, concludendo così con una bella processione questi giorni di grazia. Poi alle porte del paese, in zona Paduli, saluteremo la Madonna del Rosario, che ritornerà nel suo santuario a Pompei. Ecco, vogliamo concludere questo breve momento chiedendo a tutti, no, coloro che ci stanno seguendo, che ci stanno vedendo, ecco, di guardare il bellissimo volto della Madonna, soprattutto i suoi occhi, per lasciarci guardare da lei, lasciarci amare da lei. Ecco l'augurio che facciamo, è che proprio questi occhi di amore di questa madre possano guardare ciascuno di voi e portare nelle vostre case un po' di pace, un po' di serenità, e anche la salute e tutto quello che il nostro cuore desidera. Chiediamo alla Madonna soprattutto la salute del cuore e la salvezza della nostra anima. Grazie ai sacerdoti, grazie alla Madonna della sua presenza, e Ave Maria. Ecco, concludiamo così con questo bellissimo saluto dell'angelo alla Madonna.